Fedez e Chiara Ferragni matrimonio in Sicilia, ultimi gossip sulla coppia. Fedez e Chiara Ferragni avrebbero scelto il luogo del matrimonio. Il rapper Fedez e l'imprenditrice italiana Chiara Ferragni, dopo la proposta di matrimonio avvenuta all'Arena di Verona, dovrebbero sposarsi nella città barocca, noto, secondo il Giornale di Sicilia. Il matrimonio sarebbe previsto per la fine di agosto e i primi di settembre dentro la Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio, nel comune siciliano. La cerimonia dovrebbe essere sobria e soprattutto riservata a pochi intimi, ma ovviamente potrebbero esserci dei cambiamenti. Fedez e Chiara si sono conosciuti grazie alla canzone Vorrei ma non posto, in cui lui la citava in modo sarcastico. La loro vita è cambiata da quel momento. Il rapper italiano è riuscito a realizzare diversi sogni che aveva nel cassetto, come esibirsi a San Siro, e il concerto effettivamente ci sarà il 1° giugno 2018, in collaborazione con i Lung Ax. I due artisti hanno deciso di puntare in alto, cercando di riempire lo stadio con ben 80.000 persone, impresa riuscita solo dagli U2. Il cantante ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera di sentirsi tranquillo solo sul palco dei suoi concerti. Un anno ricco di mille emozioni. Il cantante inoltre, durante l'intervista, si è soffermato anche in merito alla sua collaborazione con il talent X Factor, che considera uno dei programmi più belli, tanto da non valutare una collaborazione con altri programmi. Per il momento non sa se continuerà a collaborarci, poiché decide sempre all'ultima puntata. Il rapper fa un punto della situazione e si rende conto che il 2018 sarà per lui un anno davvero di svolta e di cambiamenti. Fedez afferma di essere felicissimo di diventare genitore, poiché lui e la sua compagna ci hanno pensato a lungo, poiché ciò richiede delle rinunce soprattutto in ambito lavorativo. Il cantante si dichiara pronto a togliere qualcosa al suo lavoro per suo figlio, il quale si chiamerà Leone. Fedez non riesce più a dormire senza Chiara. Il produttore inoltre medita sull'influenza positiva che Chiara ha avuto nella sua vita, ma come tutto sia avvenuto in modo naturale e spontaneo, senza pretese. Adesso il cantante non riesce più a dormire da solo, quindi quando Chiara è altrove per impegni lavorativi, lui sa che trascorrerà notti insonni.